Ciao a tutti, sono Tommaso e vengo da Ancona. Vi dico da dove vengo perché è molto importante per me in relazione alla domanda chi sia per me Maria. Infatti qua vicino, non so se lo sapete, ma sorge il santuario di Loreto. Vi volevo raccontare brevemente le mie esperienze con il santuario. La prima è un pellegrinaggio che viene fatto ogni anno, tutta la notte. E è molto significativo per me perché col tempo mi ha insegnato a affidarmi completamente a Maria e a ringraziarla di tutte quelle cose che si vivono durante l'anno. Un'altra cosa che mi colpisce tantissimo è vedere le migliaia di persone che affrontano questo pellegrinaggio affidarsi anche loro e è molto bello ed è molto significativo. Un'altra esperienza che ho vissuto è stata quella degli esercizi spirituali a Loreto, in cui diciamo era un periodo un po' di confusione perché il quinto superiore così e non riuscivo a capire a cosa venissi chiamato in un certo senso. E mi ricordo che Maria è stata veramente una compagna di intraprendere una vocazione che penso sia quella del matrimonio, e quindi tant'è che sono arrivato ad affidare il rapporto con la mia ragazza a Maria che ci protegga, insomma. E di Maria mi colpiscono due cose, cioè la vedo molto come la compagna che mi aiuta a portare i pesi del quotidiano sostanzialmente, e un po' come ha fatto con Gesù che è rimasta fino alla fine sotto la croce. E la seconda cosa che mi colpisce è che, come dicono i Vangeli, lei era solita portare le cose nel suo cuore e mi piacerebbe anche a me molto non lasciarmele scorrere via, ma appunto meditarle in silenzio nel cuore e approfondirle. Ciao ragazzi, alla domanda chi è per te Maria? La mia risposta è una compagna di viaggio. Infatti è stata sempre con me e continuerà ad esserlo. Sin da quando ero piccola ho conosciuto Maria tra i banchi di scuola all'asilo. Abbiamo cominciato a dire il rosario nelle famiglie nel mese di maggio. Poi, in un periodo dell'adolescenza, la Madonna mi ha accompagnato anche in un periodo difficile della mia vita e per 6 anni di seguito sono andata in un santuario mariano molto importante, molto conosciuto. E sapete, ancora mi accompagna nel cammino della fede. Per 3 anni, infatti, insieme alla mia parrocchia, insieme al mio parroco, abbiamo portato l'immagine della Madonna della Tenerezza, di questa statua bellissima, nelle case delle persone, nelle famiglie. Quest'anno non è stato possibile, ma comunque quella statua sta lì in chiesa e noi possiamo pregarla da lontano attraverso un telefonino. Quello che però vi sento di dire è che la Madonna in qualsiasi momento della nostra vita è con noi, non ci abbandona e non ci lascerà mai, perché il nostro viaggio è importante e insieme a lei sarà ancora meglio.